Buon lunedì, amici. Stamattina sono puntuale alle 9 in ufficio perché devo registrare un po' di cose prima di iniziare le call della giornata, che iniziano alle 10:30. Quindi un'oretta e mezza per fare le mie cose con calma. È arrivato un pacco di Amazon. Una volta, quando vloggavo, i pacchi erano una roba di intrattenimento, facevo gli spacchettamenti. Adesso mi arrivano gli hard disk. Niente di speciale. Call della mattinata fatte, devo dire buon lunedì, un buon inizio, col fatto che sono entrato prima in ufficio, ho fatto più cose rispetto agli altri lunedì, e di solito io in questo momento della giornata sono già pieno, perché nelle call della mattina escono un sacco di cose da fare, invece oggi sono io in pari con le cose da fare. Dato che ancora non mi sono imparato a fare le schiscette, vado a prendere il pranzo dal panino giusto. Sempre là. Oggi prendo il pollo sia per me che per il mio socio. Grazie. Grazie. Due piatti di pollo e un toast per ben 36 euro. Il panino giusto è veramente costoso. Che poi, io sotto l'ufficio, con mollica o senza, solo che c'è sempre una fila pazzesca e quindi non ci vado mai. Perché i panini sono buoni, devo dire. Costano 10 euro e sono enormi, quindi te li dividi, paghi 5,5. Però c'è la fila, non mi va mai di aspettare. È arrivato il pranzo. Allora, il grosso delle piccole scartoffie della mattina, come dicevo, sono fatte entro pranzo. Un miracolo per essere lunedì. Mi sono impegnato a farle però, perché so che oggi alle 15 mi vedo con Luca Mazzucchelli per registrare un video, quindi ho bisogno del pomeriggio libero. E se mi avanza un'oretta, la sfrutto anche per guardare i video che mi hanno inviato i montatori, perché se io non do i feedback ai montatori, loro non possono lavorare. Io sono il collo di bottiglia per i miei video, sempre comunque. Per esempio, oggi Salvatore dovrebbe lavorare a video razionalità, ma non può farlo perché non l'ho girato. E non può lavorare neanche al video di Mr. Rip che ho fatto con lui sulla lotteria, perché devo passargli i feedback sul suo promontato. Per cui oggi punto a passare i feedback sul preventato. Buonasera. Eccoci. Com'è andata questa intervista? Alla grande. Sono o non sono un bravo intervistatore? Ma sai, porca miseria, Marcello, sì, è proprio che te ti interessi veramente. Esatto. Obiettivi di quest'anno? Migliorarmi come papà. Ancora, basta. Ancora. Era lo stesso dell'anno precedente. Non si finisce mai. E poi vorrei diventare un autore sempre più bravo, attento e conosciuto all'estero. Quindi espansione all'estero quest'anno? Ah, quest'anno abbiamo Cina, Russia e Ungheria. E poi c'è anche la Francia, la Spagna e il Portogallo. Quanti libri hai scritto ad oggi? 3 libri importanti. Fattore 1%. L'era del cuore e 86.400. Del file Excel, come dicevi te, che risulterebbero sul budget di agency. Lunedì terminato, ho fatto un altro paio di riunioni per essere lunedì meno drammatico del solito. Ho accumulato alla fine un po' di scartoffie, ma poca roba. Buon martedì, amici. Vi ho risparmiato le scartoffie stamattina. Ci sono un po' di persone in ufficio. Abbiamo fatto un pranzetto tutti quanti insieme. Ma adesso inizia la cosa clou della giornata, cioè il fatto che registriamo una nuova puntata del podcast Voci dal Bilancio. Che non è quello di Flatmates, è quello che registriamo qua in ufficio per Banca Progetto. Motivo per cui abbiamo questo ufficio. E comunque oggi ho fatto uscire il video in bucata in generale. Ho passato la mattina a fare questa miniatura. La puntata di oggi è con Cosmico. Simone e Francesco mi raccontano un sacco di cose. Buonasera, Nina. Come va? Come va? Che c'è? Non abbagliare, sei pazza. Vuoi mangiare? Vabbè. Fatto, mangia. Non vuoi mangiare. Buon mercoledì, amici. Finalmente ho fatto la prima corsa dell'anno. Era un mese che mi ero detto: Marcello, devi ricominciare a correre. Ho sempre procrastinato e oggi finalmente ho fatto la prima corsa. Neanche 5 km a una lentezza spaventosa. Ma mia discolpa, non corro da più di un anno. Ho controllato sull'app della Nike. L'ultima volta che ho corso era novembre del 2022 ed era la maratona di New York. Cioè, io dalla maratona di New York ho smesso di correre e non ho mai più corsa fino ad oggi. Molto male, ma ora piano piano si riprende. L'unico ostacolo è il tempo. Stamattina sono riuscito a ritagliarmi quest'oretta per fare mezz'ora di corsa e mezz'ora di doccia, insomma. Un'oretta di parte. Ho fatto colazione qua in zona Bocconi perché tra pochissimo ho un incontro proprio dentro l'università. Non una lezione come la scorsa volta, non un incontro con gli studenti, ma in realtà un incontro con un cliente. È una sessione di consulenza, diciamo. Ed eccola qua la Bocconi. La nuova sede non è affatto male, eh. Madonna, da questa inquadratura sembra di stare in Silicon Valley nella sede della Apple. Non so dove è l'entrata, però. L'incontro in Bocconi è durato un paio d'ore. Devo dire molto interessante, ma soprattutto bellissima dentro la Bocconi. Non ero mai stato nell'area nuova, nelle sale su dell'SDA. Bella, bella. Dopodiché un pranzetto, abbastanza relax dopo pranzo. Sono andato qua in ufficio, ho fatto un po' di call. Ora sono le 5. Le restanti prossime due ore le passerò a riguardare video per YouTube. Quindi oggi è una giornata rilassante. Mi sento di non aver fatto niente, però ci sta una giornata anche così. Miki, buon giovedì. Ieri ho corso finalmente. Ah, wow. Indovina quanti chilometri ho corso e a che velocità. 7 chilometri, 5,40 chilometri. Ho corso 5 km a 6,5 km. Io ho quasi camminato. Avevo i polpacci distrutti stamattina. Anche un po' la schiena mi fa male. Nel frattempo sei diventato un sedentario? Sovrappeso. No, non lo direi. Dopo un po' di call, pausa pranzo, ma non per prendere il solito polletto, ma perché sto andando da Marco Montemagno per registrare un video sul suo canale. Tra l'altro io lui l'ho intervistato sul mio canale lo scorso anno, ho fatto Nella vita di Marco Montemagno e quel video è il primo video per tempo visualizzato quell'anno, nel 2023. Devo solo capire se riesco a incastrare un pranzo prima di farci questo quattro chiacchiere.
Lo sai che il nostro video insieme dello scorso anno è il mio video del 2023 con il watch time più alto. Non ci credo. Perché dura 37 minuti ed è un pro. È stato visto per il 50% del tempo. Mi fa morire quando fai questa mossa. Com'è che fai? Ma me l'hanno criticata in tanti. È una mossa geniale. Cioè fai così e poi. Non è che poi mi devo riprendere anche da solo e quindi faccio così. Scusa, mi fai così e poi. No. Monti, dimmi solo una cosa. Che obiettivi hai per questo 2024? Ho un sacco di obiettivi. Più scacchi o più AI? Più scacchi, forse. Inventare 2000 di scacchi. Obiettivo numero uno. Ho fatto la story dicendo ce la farò. Dai, remessa. No, no, no. E tu apri. No, no. Ho iniziato a prendere lezioni di canto. Ottimo. Con un gruppo di amici, tutti cinquantenni, che cantiamo insieme. Una tristezza clamorosa. No, però è interessante. Creato per la respirazione. Terzo obiettivo, ho iniziato a prendere lezioni di ballo con la mia dolce metà. Fantastico. Swing West Coast. Bellissimo. E fisicamente voglio rimettermi in forma. Voglio capire cosa sta succedendo dentro a questa testa pelata. E AI, vabbè, insomma. C'è già il tuo avatar pronto. Io sono l'automa di Monty. Ah, è tipo Tony Stark. Che sai che torna a casa, che c'è la moglie, in realtà è solamente in guscio vuoto. Video fatto. È andato bene, come al solito, con Monty. Ora filo in ufficio perché sono un po' in ritardo. Com'è andato questo episodio di Fuori Brief? È andata la grande. Ti è piaciuto? Beh sì, devo dire che ritrovare una delle persone più menzionate all'interno dei nostri team meeting, Marcello. Ma che menzionate? Perché mi menzionate? Perché guardiamo molto 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 da vicino la naturalezza con cui ti rapporti tutta la creazione dei video. Farò maggiore attenzione alla produzione dei contenuti ora che so che mi guardate. Per il resto come va? Obiettivi per quest'anno per Will? Crescere tanto con la nostra membership, che sta andando alla grande. Però nuovo rapporto con la community. Stiamo puntando davvero parecchio. È un altro modo per divertirci, perché stiamo facendo una cosa completamente nuova a livello lavorativo. Se non è già uscito, presto uscirà Imbucato in Will, che abbiamo registrato ormai a dicembre, ma lo stiamo finalizzando a puntino. Dopodiché sono filato in stazione centrale per prendere il treno, diretto verso Bolzano, dove ho preso un hotel molto carino, devo dire, in centro. Una stanza molto grande, mi hanno fatto l'upgrade. Mi sono messo un po' a lavorare, ho skippato la cena e ho mangiato delle schifezze nella camera. Ottimo. E domani ho la lezione all'università in inglese. Mi vedo con Paolo Coletti. Buongiorno amici. Stamattina ho rivisto la presentazione per gli studenti che oggi mi vedranno a lezione a Bolzano. La presentazione sarà in inglese. È una cosa easy perché non è una vera lezione, come ho fatto alcune volte, ma semplicemente racconto la mia storia da quando ho iniziato a 15 anni fino ad oggi, spiegando un po' tutti i retroscena, cose che magari chi mi segue assiduamente su YouTube sa, ma magari il grosso delle persone non sanno. Generalmente poi queste cose generano tante domande negli studenti e quindi io poi rispondo. Se nessuno fa domande, invece faccio fare il compitino. Ora andiamo a fare la cosa più bella che si può fare quando si va in hotel: la colazione. Devo dire, la colazione è molto buona e bella. Era un po' che non andavo in questi hotel con la colazione proprio vecchio stile, che mi ricordano quando ero piccolino. Ormai gli hotel sono tutti un po' fighetti, invece questo è proprio vecchio stile. Ora si va da Paolo Coletti. Eccoci con Paolo. Come va? Ciao. Bene, bene. Oggi giornata stupenda, devo dire. Allora, il programma di oggi è: 1, lezione all'università. Lezione sbarra raduno. Esatto. 2, registrare il video nella vita di Paolo Coletti. Esatto. 3, tra oggi e domani registrare un mega video educati e finanziati. E adesso mi porto in giro per Bolzano. Esatto. Fantastico. Meglio, andiamo direttamente all'università. A vedere, okay. Anche la sede centrale. Quali sono i tuoi piani per i prossimi mesi quest'anno? Oddio, navigare a vista. No, diciamo che io sono abituato al mondo della ricerca, dove veramente si naviga quasi a vista, perché facendo ricerca tu non sai dove vai a finire. Diciamo che i piani adesso sono di concludere il contratto da ricercatore. Il contratto naturalmente scadrà nel maggio 2026, quindi ancora 2 anni abbondanti. Concluderò, okay, questo contratto da ricercatore e poi farò lo YouTuber. E questo tuo exploit su YouTube come intendi sfruttarlo? Infatti farò lo YouTuber a tempo pieno. Diciamo che la mia idea sarebbe quella di vivere senza sponsorizzazioni. Parlando tu di finanza, anche solo tu di monetizzazione, comunque superi ampiamente uno stipendio da ricercatore. Quello sicuramente. Già adesso, se incassassi tutto da YouTube, supererei lo stipendio da ricercatore. Tu insegni qua? Sì, io sono anche nato qui, sembra incredibile, ma vero, siamo nel posto dove c'era l'ospedale dove sono nato. Quindi ah, io sono uno dei pochi nati nel posto di lavoro. Assurdo. Sì, questo è veramente assurdo. Infatti il corridoio di qua poi c'è ancora le date di costruzione di fine 800. Allora, tu quante lezioni fai qua? E qui ho 3 corsi al momento. 2 alla facoltà di economia, 1 un corso ibrido tra economia e informatica. Ok. Sono l'informatico della facoltà di economia, la pecora nera, diciamo. Imbucate l'università di Bolzano. La Romagna è vuota oggi. È come quella dei film. Al momento strano non si ha lezioni. Quando insegnavo alla laurea triennale facevo lezioni lì con l'Ola Zeppa. Bello. No, quello era bello, devo dire. Poi non era così bello correggere 150 compiti comunque. Ma tu fai anche orali o solo scritti? È obbligatorio, facoltà di economia non ci sono orali. Non ci sono orali? No, bellissimo. Erano vietati. Oddio, bellissimo, ma notavo che gli studenti arrivavano alla laurea una grossa tensione quando dovevano esprimersi in pubblico, ah, perché non erano abituati. Ma c'è una certa, come si dice, rispetto e riverenza nei tuoi confronti. Beh, si prostrano. Gli studenti hanno questa abitudine. Cioè l'università, non so chi ha messo in moto questo meccanismo. Comunque gli studenti nei confronti di chiunque insegna all'università sono molto hanno, rispettosi. Esatto. Vabbè, hanno una riverenza veramente mostruosa. Come diceva un mio amico, sono considerati dei semidei, professori. Finché non finisce l'università poi svanisce tutto. Ma no,
anche no. dopo, anche no. dopo ti incontrano per strada, professore, ah. e fanno i salamelecchi. Però posso dire giusto, no? In realtà io sono anche molto informale. Sono molto informale finché mantengo la deferenza. Poi se la deferenza viene a mancare. Studenti rompicoglioni ce ne sono? No. Ci sono rari casi, devo dire. Di teste calde. Di studenti che andrebbero un attimo ridimensionati, ma sono rari casi. E invece ci sono parecchi casi di studenti sopra le righe, ma positivamente, che prendono iniziative. Quello devo dire molto beh. Apprezzato. Questa è la facoltà di design, se non si capisse, da laboratori, da bombarla in sottofondo. Esatto. Sala di rappresentanza. Sembra quasi un hotel, un ristorante. Sì. Molto carino. La vista su Bolzano. E là in fondo, dietro le gru, si vede il latte, ma il famoso Rosengarten. Gli studenti verranno interrogati sulla tua lezione all'esame, che è scritto. Però sono stato clemente, ho detto, gli ho già detto la domanda. All'esame dovete dirmi una cosa che ha detto sulla quale siete d'accordo e una cosa che ha detto sulla quale non siete d'accordo. Va bene, dai, considerando che vado là a raccontare la mia vita, ma è più che onesto. Sì, non potevo interrogare. Quando è nato? Qual è stato il primo video? Quanti follower iscritti ha? Senti, ma questo ambiente è veramente florido. Qua c'è anche il Fab Lab qua dietro con tutte le cose, le stampate 3D. Ma poi la Silicon Valley questa Bolzano, escono un po' di startup. Diciamo che abbiamo addirittura il corso di laurea in innovazione e imprenditorialità, dove gli studenti sono startuppari nati praticamente. Grazie di questa visita all'università di Bolzano. Prego, molto interessante. A te. Piccola, tutto funziona a profilo e per segno. Che bella ripresa. Paolo, vedete la sua decappottabile? Quindi siamo a questo Noi Tech Park. Sì, parco tecnologico, raggruppa un po' di startup, qualche azienda grossa anche, e poi un mucchio di spazi liberi. Adesso sentite forse in sottofondo dei rumori di biglie e qualcuno che sta giocando a calcetto. Aperto a tutti? Sì, aperto a tutti. E ci sono anche delle lezioni? Sì, facciamo anche lezione nel nostro corso di laurea magistrale e in più la facoltà di ingegneria là in fondo in costruzione. Andiamo nell'aula, quella sulle lezioni di solito, Sì, sì. 25. Com'è andata questa lecture, Paolo? Devo dire stancante, per me che non l'ho fatta, figurati per chi l'ha fatta. Allora, estenuante, ho parlato per 2 ore. Tipo 40 minuti di lecture e un'ora e passa di domande e poi è stato globalizzato dagli studenti. Ed eccomi in hotel a Trento. Dopo la lezione, che come dicevo è andata benissimo, un sacco di domande, la mia preoccupazione è che le persone non fossero interessate, ma in realtà erano super interessate. La sala era pienissima tra studenti di Paolo e persone che ci conoscevano. Ho fatto anche la lezione in inglese, molto maccheronico, dopo un po' perché mi sono stancato. E comunque dopo la lezione siamo filati a casa di Paolo Coletti, appunto a Trento, per girare 2 ore di video educati e finanziari, tutto condensato per il canale di Investiamo. E adesso sono qua in hotel NH Hotel a Trento, in questo quartiere bellissimo disegnato da Renzo Piano. Devo dire molto bello, tutto vetrato, classico posto dove vorrei vivere, un po' americano, un po' europeo nordico. E devo dire anche qua la stanzetta non è affatto male, molto moderna. E in questo istante sotto c'è Paolo che mi sta aspettando, perché insieme andiamo a cena in pizzeria insieme a Elia Bombardelli, anche lui di Trento, youtuber storico con il canale di matematica. Anche lui è stato ospite sul canale di Investiamo, anche lui professore, ma in bocconi. Questo è l'hotel, questa è la pizzeria. Oh, comunque l'hotel è fighissimo, eh. Non me lo aspettavo così figo. Come va? Tutto bene. Che obiettivi hai per quest'anno? Cosa grossa, che uscirà a settembre il mio primo libro di carta, diciamo così. Sono uno di 3 autori di un libro ufficiale di scuola media. Quindi io adesso insegno alle superiori, insegno in università, ma il libro l'ho fatto per i piccoli. Cioè, è un bel flex. Spero che vada bene e soprattutto che sia utile per i ragazzi. E penso che ci sia molto valore nel raccontare bene le cose di matematica già a un livello di scuola media, perché se risolvi alcuni problemi lì, poi uno non li ha dopo ed è molto più facile che in matematica che vada avanti bene e si diverta di più, quindi speriamo. Buon sabato amici, stamattina ho fatto palestra e si ricomincia con Paolo Coletti, perché va registrato il video nella vita di... Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo anche recuperato un videomaker che si presta a essere sfruttato per la giornata di oggi. Ottimo. Yes. Sfruttamento... non minorile, perché sono... quasi minorile. Esatto. Abbiamo passato il resto di quel sabato a registrare il video nella vita di Paolo Coletti, quindi non ve lo faccio vedere adesso, ma ci sarà un video dedicato. L'abbiamo fatto in parte in montagna, in parte a casa sua. E dopodiché era domenica, cioè il mio giorno libero, quindi è terminata così la mia settimana. Una bella settimana, devo dire, dove ho avuto modo anche di prendermi il mio tempo per registrare i video, quindi non una settimana dietro le urgenze come quella scorsa, quindi sono molto contento. Mi sono portato anche un po' avanti con i video da registrare, quindi si suppone che avrò più tempo per il mio grande piano. Lo scopriremo prossima settimana. Ci vediamo con il vlog settimanale della prossima settimana. Ciao!